Dai piccoli negozi ai bar, dai ristoranti alle botteghe, fondamentali per la vita e l'identità stessa delle comunità locali. Spesso sono fulcro di piazze e aree urbane, punti di vendita tradizionali, molte volte attività di vicinato che il Comune di Piacenza vuole sostenere. Ne parliamo questa sera in studio con l'assessore al commercio di Piacenza, Stefano Cavalli, a cui diamo il benvenuto. Assessore, buonasera. Buonasera Poggi. Allora, Piacenza, centrodestra, come tutte le città, capoluogo di provincia, sta combattendo e non poco per salvaguardare i piccoli negozi, i negozi di vicinato, e dalla desertificazione in atto, perché molti, troppi, vanno al centro commerciale, ma ormai i negozi dei cittadini rischiano di morire. Voi siete pronti ad aiutarli? Ma credo che i dati che abbiamo portato alla luce nell'ultimo periodo parla di solo in Emilia Romagna 2100 negozi chiusi, quindi a Piacenza quasi 100, quindi è un problema molto serio. I commercianti devono capire che purtroppo si deve partire con un nuovo commercio, un commercio all'avanguardia, un commercio dove si parla del futuro. E quindi noi abbiamo iniziato una serie di incontri con diversi operatori del settore, abbiamo fatto un incontro formativo col professor Fornali della Cattolica, perché vogliamo formare i nostri commercianti, con l'associazione di categoria c'è un rapporto continuo di rapporto, di creare quella sinergia con varie iniziative, con dei blogger, tutte quelle iniziative che possono portare persone in centro, anche perché crediamo che il negozio di vicinato ha un valore aggiunto anche a livello sociale e di sicurezza per la nostra città. Ecco, infatti sono non solo a Piacenza, ma in tutte le città che abbiamo visitato dei veri e propri presidi territoriali. La persona anziana, quella meno anziana, il giovane hanno comunque dei punti di riferimento non solo nella polizia, nei carabinieri, nella polizia locale, ma anche nel negozietto sotto casa. Noi crediamo che un'iniziativa importante sia quella di lanciare il famoso C'è un negozio per te, sull'iniziativa che faremo a settembre con le associazioni di categoria, la Confcommercio, Confesercenti e anche CNA, soprattutto per cercare di calmierare gli affitti. Chiederemo alla Regione degli incentivi per ammodernare i nostri negozi, perché noi crediamo che soltanto con i negozi attraenti il cliente può arrivare a essere appetibile, e quindi crediamo che tutte queste iniziative faranno sì che la città deve vivere, bisogna farla ritornare a vivere anche con dei parcheggi. Stiamo iniziando un percorso di collaborazione anche con i parcheggi della città per vedere di incentivare i cittadini a ritornare a frequentare la nostra città. Quindi non tanto, da quello che ho capito, la quantità, ma la qualità dello specifico nella proposta. Noi crediamo effettivamente che bisogna cambiare sinergia, bisogna cambiare metodologia di vendita, puntiamo, diciamolo pure, sul negozio 2.0 a livello anche di web, con la cabina di regia di Piacenza, che è un ente formato da CNA, Confcommercio e Confesercenti e Comune. Stiamo puntando molto sul web, su tutti quei social, che i negozi devono iniziare a collaborare, perché noi crediamo fortemente sul quel digitale, che è fondamentale per sopravvivere ai centri commerciali e anche ai mail e-commerce. Certo, siamo in chiusura di questa importante partecipazione di stasera, ma visto la spilla che porta alla giacca, le chiedo, come esponente della Lega Emiliano, siamo ormai di fronte alla fine di questo governo? Ma credo che il dado è tratto, il nostro premier candidato, cioè Matteo Salvini, nonché leader del nostro movimento, ha dato una linea ben chiara, che è quella del voto. Credo fortemente che gli italiani non abbiano apprezzato in certi punti, esempio il reddito di cittadinanza, che ha fatto storcere molto il nostro elettorato, un provvedimento che, anche se noi abbiamo subito, credo che noi siamo pronti, e soprattutto perché credo che gli italiani hanno bisogno di un governo di centrodestra serio per i prossimi 5 se non 10 anni. Naturalmente io auguro buon lavoro all'assessore Stefano Cavalli, assessore al commercio di Piacenza. Grazie, buonasera dottor Poggi.